Oggi sistemiamo il mio cassetto creativo. Arte per te, questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? Come state? Come corre il tempo? Dall'ultima volta che ci siamo visti mi si sono imbiancati pure i capelli. Bene ragazzi, come state? Dalla nuova Ombretta benvenuti sul vecchio Arte per te. Oggi insieme faremo una cosa divertentissima, forse per voi che guardate, per me un po' meno. Sistemiamo il mio cassetto creativo, quello che è posto proprio qui sotto il piano di Arte per te. Il cassetto centrale, quello che sentite sempre aprire, è da cui traggo fuori le cose di prima necessità per il canale. Bene, questo cassetto è sempre disordinato perché è quello che io apro in continuazione, da cui attingo in continuazione, e attingono anche Gabriele ed Enzo. Quindi una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni, occorre riordinarlo. Quindi basta cianciare, spostiamoci e andiamo a lavorare. Ed eccoci qua, pronti per aprire il cassetto. Il cassetto. Cominciamo. Voilà! Eh sì, miei, perché tanto lavoro su Arte per te produce tanto disordine che adesso noi dobbiamo sistemare. Eh sì, dico noi, perché oggi mi aiuterete. Cominciamo subito, vediamo cosa c'è nel mio cassetto dove tengo le cose più importanti di Arte per te a portata di mano. Forbici, 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 quelle per tagliuzzare le spezie che io tengo per tagliare la carta, forbici più piccole, ancora forbici, forbici a zig zag, prendiamo tutte le forbici, 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 benissimo, sono finite? No, ci sono anche le forbici a nuvoletta. Questo infatti è reparto per le forbici quando è tutto ordinato. E allora, quindi marker, matita, non va bene. Io nel frattempo sul tavolo dispongo tutto quello che tiro fuori. Pinze, le pinze le metto con le forbici. Gomma elettrica, non qui. Elastici, non qui. Cutter, giusto, cutter giusto, bulini non qui, bisturi qui giusto, questo no, questo no, questo lo buttiamo via che non è mio, forbicine sì, forbicine sì, tempera matite no, Gabriele, Gabriele, togliamo. A questo punto pulisco il settore con una salviettina con alcol. Voi vi chiederete, ma perché non svuoti tutto e non ricominci da capo a usare il tutto? Perché sarebbe terrificante e scoraggiante vedere in giro tutto quello che c'è, e poi molto fuorviante perché mi dimenticherei metà delle cose da mettere al posto. Nel frattempo approfitto per pulire anche le lame delle forbici che, sporcandosi con adesivi e tutto e tutti i materiali che utilizzo, perdono spesso il loro potere di taglio. Invece così una volta al mese ripristino la lama, la pulisco. Ok, qui i miei oggetti da taglio,
lame comprese. Io ho un bimbo grande, non mi preoccupo che tocchi le forbici. Se voi avete dei bimbi piccoli, invece mettetele nella parte più in dentro del cassetto queste cose. Adesso cerchiamo di ristabilire un po' di ordine in questa parte qua. C'è una situazione veramente, veramente imbarazzante. Allora, l'unico modo è tirare fuori tutto quello che c'è qui e capire i vari settori, come ricomporli. Man mano che prendo le cose vi dico cosa ho. La pinzatrice, che dovrebbe stare più o meno da queste parti vicino ai punti. La gomma elettrica, la colla a caldo non va qui, ma ne tengo sempre una stecca a portata di mano. Le penne bianche di solito non le tengo qui. Gabriele, i bulini che vanno a finire dappertutto, dappertutto bulini, oggetto da taglio. Questo settore diventerà il settore matite e cose da disegno, quindi tutte le matite. Metterò anche le gomme e gli sfumini sempre in questo settore, in modo da avere tutto a portata di mano. È da sapere che quando cerco una cosa di disegno, io devo trovarla sicuramente qui. Blender, tutte le cose più strane, quindi la gomma matita, il bianco, il blender, la portamine, le metto da questo lato, mentre da questo lato metto le cose classiche. Inserisco qui anche questo, che è il prolungatore della matita. Cos'è questo oggettino strano? In pratica, quando avrete una matita piccolina, vi basterà inserirla qui per continuare a scriverci senza doverne rovinare una parte. Serve per i mozziconi di matite, insomma, è molto utile quando si arrivano ad avere le matite. Ha questi anellini che stringono all'occorrenza e quindi fissano per bene la matita. I tempera matite, anche quello per le mine, li metterò qui. Il mio, più che un ordine, è una sorta di organizzazione, perché poi le cose alla fine, vedrete, non saranno super ordinate. Il temperino di mio nonno, che è sempre stato in questa scrivania, continuerà ad esserci, e lo metterò qui. La gomma pane super utilizzata la metto qui. È successa una tragedia, la vedrete tra poco. La tragedia si nasconde nei meandri più reconditi del cassetto. L'inchiostro è fuoriuscito. Io sto mantenendo la calma, ma la mia è una calma apparente, solo perché ci siete voi. Benissimo, allora andiamo avanti, cerchiamo tutti gli sfumini, dal più grandi ai più piccini. Gabriele, ho il cassetto contaminato dalla presenza di Gabriele. La cosa mi fa anche piacere per certi aspetti, ma per altri un po' meno. Allora. I ricambi delle gomme elettriche. L'inchiostro per cuscinetti credo che sia finito. Non ne siamo certi, ma suppongo di sì. No, ancora ce n'è. Può spandere ancora molto, che meraviglia. Mettiamolo dritto. Cose messe da parte che non userò mai. Devo modificare la forma di questo portaoggetti, perché sono cambiate le mie esigenze. Io qui avevo lasciato divisi i settori, invece adesso voglio unirli. Allora modifico la forma del mio raccoglitore avvalendomi di un semplice taglio a balza. Un
ricavatemi questo spazio, sarà quello per le penne da disegno. E allora comincio con il settacchina che non userò mai, e però è bello, è vecchio, è un peccato buttarlo. Le mie penne. E nel frattempo faccio una distinzione tra penne e pennarelli. In questa zona metteremo tutti i bulini. Quindi ricavo uno spazio solo per lo scotch e metto gli ultimi pennarelli nel vano pennarello. Pulisco il vano dello scotch, che riordino dai più usati ai meno usati. E adesso riempio con la minuteria che mi è avanzata gli spazi vuoti. Metto qui le graffette della spillatrice, gli adesivi di Arte per Te, il temperamatite di Enzo. Nella parte laterale del cassetto rimetto le cose troppo lunghe per entrare negli scomparti che utilizzo più spesso. E allora riepiloghiamo. Qui pennarelli e penne da disegno messi in ordine di utilizzo. Metto in alto quelle che uso di più, quindi l'astuccio con le penne da disegno e le penne bianche, e poi via via quelle che utilizzo di meno. Il comparto delle forbici, in cui ho inserito anche la spillatrice, l'ho messo tutto con le forbici in verticale, in modo che io estraendole possa sceglierle con facilità. La spillatrice è messa pure lì perché per forma va benissimo, e qui anche i cutter e i bisturi, quindi tutto quello che taglia e buca la carta. Il laterale l'ho riempito con fusaggine, pennarelli e tutto quello che mi avanzava. Guardate che belli ordinati adesso gli scomparti. Questo è un adesivo roller, lì ho messo le penne per la stoffa che non uso quasi mai, quindi so che ci sono ma non sono al centro. Qui punto minuteria, penne, queste sono quelle che utilizzo di più in assoluto. Qui le penne colorate, più avanti gli strumenti da disegno e dado portafortuna, e accanto tutto quello che ha bisogno di spazi più elevati, quindi spatoline, righelli, pennarelli più lunghi. Dietro invece i bulini, tutti i bulini e il compasso a chiudere lo scomparto. E adesso chiudiamo il cassetto e ciao a tutti! Visto, adesso è tutto perfettamente ordinato. Vi ho fatto vedere la logica con cui ho ricomposto il mio cassetto, vi ho fatto vedere come ho creato degli scomparti più ampi, perché man mano che la vita di Arte per Te va avanti si allargano gli scomparti creativi di ogni settore, perché provo sempre più materiali, quindi mi occorre sempre maggior spazio, e determino quelli che sono i settori essenziali da tenere sotto il mio piano da lavoro, quindi quello da cui trarre prontamente ciò che mi serve. Spero che questo video vi sia stato di ispirazione, ma semplicemente che vi abbia fatto divertire, rilassare e curiosare, perché non so se siete come me, ma io ho sempre avuto la curiosità di sapere cosa c'è nei cassetti degli altri, e ho sognato, non ho potuto mai mettere il naso se non in quelli di mia nonna, che andavo a rovistare facendo finta di niente. Lei se ne accorgeva, però
Io zitta non ammettevo mai di aver sbirciato, però insomma è divertente guardare nei cassetti degli altri ed è confortante notare il disordine degli altri. Oh, non siate criticoni, mi raccomando, eh! Se invece vi siete divertiti, lasciatemi un pollice in su e condividete questo video per far conoscere Arte per Te a tutti i vostri amici. In più vi aspetto sempre su Instagram, vi lascio il link qua sotto, e su Facebook. Bene, allora vi aspetto su tutti i miei social, Arte per Te, pennello bianco su fondo rosso, quello non cambia mai. Ci vediamo al prossimo video, che ne dite? Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!